Solaritas è una fondazione che si occupa di responsabilità sociale di impresa, è nata da Asso Lombarda ed è sostenuta da più di 70 imprese e si occupa sia appunto di rapporti con le imprese che di rapporti col terzo settore, perché l'obiettivo è proprio fare in modo che questi due ambiti possano comunicare e crescere reciprocamente. Solaritas, tra le iniziative che promuove, ha anche da 8 anni il premio giornalismo per il sociale, con cui intende premiare i giornalisti più attivi e che abbiano prodotto i materiali più significativi dal punto di vista sociale, quindi articoli su tematiche e problematiche di rilevanza sociale. Senti, fra poco presenterete un'iniziativa, una vera e propria community dei giornalisti per il sociale. Che cosa vuol dire e come può aiutare anche un certo tipo di giornalismo che forse non ha così tanto spazio? La community per adesso è uno spazio virtuale di cui fanno parte più di 100 giornalisti tra professionisti e responsabili comunicazione, quindi che si occupano di questo e che hanno deciso di farne parte per poter condividere informazioni, opinioni, punti di vista, anche perplessità rispetto effettivamente a un settore dell'informazione che è quello dell'informazione sociale che forse più di altri soffre di una visibilità non proporzionale all'importanza che effettivamente riveste e dovrebbe avere. Io ho scritto un articolo su una ragazza che si chiama Selene Biffi, che è volontaria in Afghanistan, e lei ha capito per tempo quanto sia importante internet. E infatti, dopo anche il mio articolo, mi ha detto che ha ricevuto valanghe di contatti sia sui social forum sia sul suo sito. Quindi internet è sicuramente il modo più veloce per arrivare alla gente e anche in temi importanti come il sociale. Sì, sono appena tornata da 6 mesi di Afghanistan, dove lavoravo per stendere un sussidiario delle scuole elementari per i bambini, e è uno dei moltissimi progetti che abbiamo in piedi, che appunto vanno dall'India all'Uganda, dalla Colombia alla Cecenia e passando per moltissimi altri. Secondo te che cosa può fare il web e la tecnologia per intervenire in queste zone e in queste situazioni? Diciamo che per noi ha fatto veramente la differenza, nel senso che ragazzi di tutto il mondo, quindi abbiamo detto 130 paesi, che hanno l'opportunità di imparare tutto quello che, di cui hanno bisogno appunto per cambiare la loro realtà è fondamentale ed è una cosa che è possibile appunto grazie a tutte le nuove tecnologie. Diversamente non sarebbe possibile fare training gratuiti dall'America all'Australia. In questo modo, grazie alle tecnologie e in particolare alle applicazioni di tecnologie per lo sviluppo, ognuno ha l'opportunità di diventare il cambiamento che vuole vedere, come diceva Gandhi. Antonio, con che cosa hai vinto il premio Solaritas e perché hai deciso di partecipare? Ho vinto il premio Solaritas con un documentario che si chiama Torino Est, la sfida dell'integrazione. Ho deciso di partecipare perché volevo testimoniare della mia esperienza a Torino, una città multietnica, assolutamente moderna, dove convivono varie etnie, varie tipologie di popolazione e convivono con non pochi problemi, e credo che con il mio video forse ho dato un piccolo impulso affinché l'integrazione possa essere quantomeno capita un po' meglio.